Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci per l'aforisma settimanale. La notizia di oggi che mi ha colpito in modo particolare è la partenza da Sulmona dei Salesiani, lasceranno la parrocchia di Cristo Re. Tutto rientra nell'ambito di una riorganizzazione dell'ordine dal livello nazionale. E quindi a causa anche della mancanza di vocazioni, soprattutto il motivo principale è quello, i pochi salesiani vengono ridistribuiti secondo un progetto voluto superiormente e da Sulmona purtroppo dovranno andare via. Tutto avverrà più o meno nel mese d'agosto 2020 e con la partenza dei salesiani verrà a mancare quella che è stata una presenza quasi quarantennale qui in Sulmona di questo ordine religioso, un ordine che ha creato, diciamo, ha visto crearsi, formarsi generazioni di ragazzi con il loro sistema di aggregazione, di convivialità, grazie alle loro attività del pomeridiane, attività di svago durante l'estate, attività sportive, attività socio-culturali di ogni genere, molti ragazzi invece di stare sulla strada sono stati qui negli ambienti dei Salesiani, con la presenza di molti volontari, di tutto un sistema creato, gestito da loro, un sistema molto molto bello organizzato ed articolato, che ora che andranno via non si sa se qualcuno continuerà quest'opera buona, che è un'opera comunque rispettabile ed è un'opera comunque molto positiva per quello che è l'attività e diciamo anche la crescita delle ragazze e degli adolescenti. Speriamo che questo progetto iniziato da loro, curato da loro per 40 anni, venga portato avanti da altre associazioni, però questo è tutto da vedere. La cosa certa è che purtroppo loro vanno via. E quindi qual è l'aforisma di questo caso? Si dice in dialetto che le cose buone s'apprezzano quando finiscono, ovvero, tradotto, le cose belle si apprezzano quando vengono a mancare. Forse fino ad oggi abbiamo dato per scontato che i ragazzi dietro la chiesa di Cristo Re giocassero, si divertissero con i loro schiamazzi, le loro urla di gioia, con il loro vociare. Chiunque ha avuto modo di frequentare spesso, poco spesso, l'ambiente del tribunale o nelle circostanze ha notato la presenza di questi ragazzi, ma forse l'ha notato come se fosse stata una presenza normale, scontata, sì, invece era una presenza, sarà, speriamo che continui ad essere, una presenza non indifferente, perché ragazzi che altrimenti in altre zone d'Italia, in altre città, sono ragazzi che sarebbero stati in mezzo alla strada a farsi del male chissà dove, sotto il controllo di nessuno. Invece qui abbiamo la fortuna che a Sulmona questi ragazzi, almeno una gran parte di loro, si ritrovano lì, alla chiesa di Cristo Re, sotto la guida dei Salesiani, che sono comunque sempre un ordine preciso, meticoloso, un ordine religioso fatto di persone che ci tengono alla crescita e alla formazione di questi ragazzi. Speriamo che tutto questo continui anche dopo, ma rimane sempre una speranza che si va a sostituire a quello che oggi invece è una certezza. Per cui io mi auguro che, che la mancanza di questi salesiani non sia un grave danno per la città di Sulmona, perché la loro partenza di sicuro è un'altra presenza storica che viene a mancare. È un'altra parte della storia di Sulmona che va via, è un'altra istituzione che ci lascia. E questo per una città come Sulmona, che è protesa verso il rilancio sociale, culturale, non è una cosa positiva. Purtroppo quando le buone istituzioni, le buone iniziative, quando tutto ciò che è positivo viene a mancare, è sempre un danno per chiunque, non solamente per gli interessati, è sempre un danno per chiunque.
Comunque, detto questo, io vi auguro di continuare la serata su Onda TV. Fra poco, dopo di me, più tardi ci sarà Pronto 18 con il buon Andrea D'Aurelio, che in un'edizione ridottissima, che stasera sarà molto breve, tratterà un approfondimento sull'ospedale di Sulmona, in particolare sul punto nascita e sul reparto di pediatria. Quindi auguro a tutti una buona visione, sempre su Onda TV. Buonasera a tutti.